Dobbiamo essere contenti di questo filotto di risultati molto importanti che ci ha portato ad avere 10 punti di vantaggio, allo stesso tempo guardare avanti e pensare alla prossima partita, perché il campionato ha ancora 21 punti a disposizione. Noi dobbiamo essere molto bravi, molto concentrati, molto attenti, avere la capacità di pensare che possiamo fare meglio, anche come potevamo far meglio oggi, cercando di chiudere la partita prima. Abbiamo avuto le possibilità per andare in vantaggio, avere il doppio vantaggio, e poi alla fine un episodio poteva costarci carissimo e portarci via 2 punti, per cui credo che in questo momento veramente i risultati contano tantissimo, le vittorie contano tantissimo e tutte le squadre sono agguerrite per cercare di far punti, per cui credo che noi dobbiamo solamente essere contenti questa sera e pensare da domani a recuperare energie per la partita di Mantova che ci aspetta, che sarà un'altra battaglia. Ecco, forse l'unico punto che forse si può fare è un po' di difficoltà nel primo tempo, forse dipeso anche dall'incontro di Coppa Italia ravvicinato. No, credo che semplicemente è legato alla capacità del Lumezzane di stare molto corto dentro la loro metà campo, che ci chiudevano bene gli spazi. Noi non siamo riusciti a trovare bene la palla tra le linee per andare poi a accorciare, e questo tipo di situazione non ci ha consentito di creare quelle occasioni da gol che potevamo creare. Abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo con Litteri, con Bizzotto, però sicuramente potevamo fare qualcosa in più, però bisogna anche riconoscere le capacità e le qualità degli avversari sempre, perché nel calcio ci sono le qualità di tutti gli avversari che bisogna saper rispettare, sapere che per cercare di vincere le partite bisogna avere grandi capacità e grande umiltà e saper sempre mantenere una continuità a livello di corsa, di qualità tecniche, di capacità tattiche che ti consentono nell'arco dei 90 minuti magari di trovare l'episodio. Noi oggi l'abbiamo avuto all'inizio del secondo tempo, ci ha aperto la strada di poter fare una partita dove potevamo anche segnare qualche gol in più e non l'abbiamo fatto. E sapere rimanere coi piedi per terra e guardare avanti, perché il campionato è ancora lungo.